Via. Ciao Ciao Fabio. Alberto. Hai visto? Allora l'onda blu non c'è stata. No, ma io non ci ho mai creduto perché ne abbiamo parlato in qualche Io sì. occasione. È Io sì. che i sondaggi sono sbagliati, cioè il campione su cui si basano è un campione completamente inaffidabile, un po' perché è distorto dal fatto che con la pandemia, diciamo, con la situazione nuova che si è creata da quando si è diffuso il virus, la gente cambia opinione, cambia atteggiamento, cambia preferenze, eccetera, eccetera. Quindi i campioni selezionati sulla base dei comportamenti di voto, delle classi sociali e di quant'altro hanno perso di senso. Poi, insomma, hanno fatto lo Forse stesso errore dimmi. quelli che votano per Trump si vergognano di dire che votano per Trump, Esatto, come hanno detto esatto, una volta. esatto. E questo fenomeno lo ha colto Trafalgar, che è stato l'unico istituto di sondaggi a dire che Trump ce la poteva fare perché negli stati in bilico, Ohio, Florida, Pennsylvania, e addirittura anche Wisconsin, per quanto Wisconsin, Trafalgar diceva, è in bilico. Insomma, in questi stati aveva colto il fatto che effettivamente Trump non era indietro come lo davano tutti i sondaggi, diciamo, mainstream. E Trafalgar ha dato una serie di spiegazioni. Innanzitutto, la gente si vergogna di dire che vota per Trump. E questo è un fatto. Allora, loro che hanno fatto? Hanno utilizzato la tecnica del vicino. Vediamo, no? Hanno chiesto, ma secondo te il tuo vicino per chi vota? Allora, in questo modo, praticamente, chi risponde al sondaggio non si vergogna. E dice, ah, no, il mio vicino vota Trump o Biden senza, diciamo così, senza sentire l'effetto stigma. Poi hanno detto, guardate, la gente al giorno d'oggi non sta a rispondere per mezz'ora a 20 domande che gli fa qualcheduno al telefono. Noi facciamo domande impiegando 3 minuti e basta. Perché se no alla dodicesima domanda la gente si scoccia e risponde come gli viene. E poi i campioni devono essere enormi, cioè molto spesso negli stati fanno campioni di poche centinaia o addirittura poche decine di individui. E quello distorce perché non hai la possibilità di aggiustare il tiro o fare gli aggiustamenti necessari. E quindi, insomma, per tutti questi motivi, Trafalgar dice che i sondaggi mainstream sono completamente inaffidabili, e l'ha dimostrato anche questa volta. Nel 2016 Trafalgar aveva predetto la vittoria di Trump, e questa volta quantomeno, insomma, è andata molto, ma molto più vicina di tutti gli altri Guarda che vince sondaggi. Biden stavolta, Scusami? però. Secondo me vince Biden alla fine. Io non lo so, vediamo qui. Se mi fai Ho visto che ha scommettere, parlato Reuters. Però vediamo io. un attimo, vediamo un po' qui che cosa ci dice la Reuters. Adesso sono le 2, ora italiana. Questa è un po' la mappa. Degli altri. Che fa vedere che vince Biden. Ma Italia fa vedere che vince Biden. secondo me non è che possa fare, non è che abbia dati molto accurati, cioè prendo quello che vedo dalle televisioni e bisogna vedere un po' l'effetto dei voti
per posta, insomma, di questi voti che sono. Ma ti dico, contando quelli, considerando che sono moltissimi, c'è un altro sito che fa vedere i voti attuali che hanno preso e quanti sono quelli che devono ancora essere scrutinati, no? In cui vede che, cioè, sono molto, il gap è facilmente raggiungibile, ma non lo trovo più. Ma se tutti quelli che hanno votato per posta votano per Biden, allora sì. Sì, se, una Quindi. persona, se Biden ha 2/3 di quei voti, allora lui viene eletto. Esatto, ma questo è un'ipotesi abbastanza forte. Ma ti voglio far vedere un'altra cosa che è sconvolgente, insomma, un po' lo sapevamo perché si era verificato anche nel 2016 lo stesso fenomeno. Ma se andiamo a vedere stato per stato, prendiamo il Wisconsin, vediamo un po'. Guarda qui. Ah, e poi dopo, certo, Vedi devi. che cosa è successo? Cioè, questo è il Wisconsin, no? Che è uno stato. Urban e non urban. Esatto, cioè Madison, Milwaukee sono le due aree urbane, ok? E hanno votato democratico. Il resto dello Stato, più o meno quasi tutto, ha votato repubblicano. Cioè, questo è un Uguale la fenomeno. per quella Pennsylvania, la Sì. peggio ancora, guarda qua. Cioè, Sì. proprio Scranton è dove è nato Biden, se non mi ricordo male. Philadelphia, Pittsburgh. E Harrisburg, che sono le aree urbane, ovviamente Filadelfia è quella più grande, sono democratiche, hanno votato in maggioranza democratica. Tutto il resto del paese, scusa, dello Stato, ha votato repubblicano, cioè le aree urbane sono a maggioranza democratica, le aree rurali a maggioranza repubblicana. E lo stesso, ecco, anche in North Carolina, che è un altro stato in bilico, vedi? L'area urbana, questa Winston-Salem Raleigh, che è un po' l'area urbana, la conurbazione più importante dello stato, Charlotte, un'altra città abbastanza grande, e hanno votato democratico. Le aree rurali, proprio in massa, hanno votato per Trump. E anche il Texas, guarda qui, anche il Texas, San Antonio, Austin, Houston, El Paso, hanno con le Dallas, no? Hanno dato il voto ai democratici e i repubblicani hanno vinto nel resto dello Stato, che poi è uno Stato enorme. Quindi questo è un po' il dato che si conferma nel 2020, quasi simile a quello del 2016. E poi la cosa strana è che quanto sono i totali voti per Reuters? Guarda, non lo so, adesso i voti, allora, sono al momento 68.517.000 per Biden sono 68 milioni e mezzo e per Trump sono quasi 66 milioni, quindi c'è un distacco di 2 milioni di voti popolari, insomma. Di voti individuali, non di voti del collegio elettorale. Due e mezzo. Due e mezzo, sì. Di nuovo la stessa cosa, si avvicina praticamente allo stesso risultato del 2016, quando la Clinton vinse il voto popolare per circa 3 milioni di voti e comunque Trump vinse le elezioni. Questa storia del voto, diciamo così, del sistema elettorale, se vince Biden potrebbe
potrebbe essere messo nell'agenda politica, cioè di cambiare il sistema elettorale e avere un sistema di voto diretto. Questa è una delle tante proposte che Biden, o comunque i democratici, soprattutto l'ala più di sinistra, propugna. Guarda, io non mi ricordo dove ho visto, perché vedi, lì dove tu fai vedere, cioè morale, tu dici Trump, io dico Biden. Al prossimo sì. Inglorious Bastards vediamo come va a finire. Vediamo come va a finire. No, io, ma anche perché ci sono state tante anomalie, ad esempio, in Florida, okay, che dicevano è in bilico, anzi quasi tutti i sondaggi davano Biden un po' in vantaggio. Allora, che è successo? Magari lo faccio rivedere la mappa. È successo che l'area urbana di Miami, che è la contea di Miami-Dade, si chiama, che è questa qui in blu, questa qui in basso, ha votato per Biden in maggioranza, però mentre la Clinton nel 2016 aveva vinto con il 2/3 dei voti, questa volta Trump è sotto di un 10%. Anche qua, vedete, lo stesso discorso delle aree urbane contro, diciamo, contrapposte alle aree rurali. Tampa, Orlando, Jacksonville, Tallahassee, poi, vabbè, questa è tutta la megalopoli di Miami, che include Fort Lauderdale e West Palm Beach. Questi hanno votato tutti, hanno dato la maggioranza a Biden, il resto della Florida ha dato la maggioranza a Trump. Però la verità è che queste zone che erano a maggioranza democratica lo sono state molto meno che 4 anni fa. E quindi lo stesso problema, lo stesso fenomeno, probabilmente si materializzerà in Pennsylvania, North Carolina, Georgia, insomma in questi stati più in bilico. Ecco, per esempio facciamo vedere il Michigan, Detroit, Ann Arbor. Ann Arbor è una città universitaria, cioè l'Università del Michigan, tendenzialmente di sinistra, ma anche qua il Michigan, le aree urbane tendenzialmente sono democratiche, le aree rurali hanno votato tendenzialmente democratico. Quindi se questo pattern, se questo trend si dovesse confermare anche negli stati in bilico, Biden non ce la fa, di misura, come fu nel 2016, ma ce la dovrebbe fare. No, ma lì dipende quanto è il distacco. E in Michigan, fammi vedere un attimo se lo riesco a trovare. Aspetta, scusa. Vuoi Michigan o la Pennsylvania, scusami? Guarda la Pennsylvania, che è più scioccante. Ok, diciamo. Allora, guarda, Pennsylvania. Trump. Sono 600.000 voti. Però è in vantaggio Trump in Pennsylvania, capito? Esatto, bisogna vedere quanti ne mancano. Ormai il 75% dei voti totali. Ok, manca il 25%. Esatto. Quindi il 25% è 2/3 per Biden, che sono quelli. Potrebbe farcela, però sai, questo assunto che i voti per corrispondenza siano in buona parte per Biden si è un po'
stemperato, perché praticamente in Florida, dove ho visto un po' le cose con una certa attenzione, chi ha votato in anticipo, secondo la registrazione, voi sapete che in America quando ci si registra nelle liste elettorali ci si può dichiarare repubblicani, democratici o indipendenti. Insomma, in Florida quelli che hanno votato prima del 3 novembre, erano in maggioranza repubblicani alla fine, erano registrati come repubblicani, quindi anche questo è tutto da verificare. E comunque, sai, sono 600.000 voti, con 600.000 voti sono un bel po', quasi il 30, su no, Ah, io scusa, sto faccio dicendo una sciocchezza. due terzi, un terzo. Sì, se fosse 2/3 e 1/3, si ribalterebbe il risultato. Guarda, vai su quell'altro importante sito, 938. Devo 938. no, 538. 538. Sì, aspetta un attimo che faccio. Aspetta un po'. Questi, sai, questi 538 sono un po', come dire, mainstream, quindi sono quelli che hanno aggregato i sondaggi fasulli. Loro qui dicono effettivamente che, adesso condivido lo schermo, loro qui dicono che Biden is favored to win the election. Sì, per carità. Dice, guarda, it's a fine line between a landslide and a nail biter. Vedi? Cioè, Ho capito. dice. Vai sotto. No, Dove non mi fanno puoi far vedere andare? niente. No, bisogna andare. No, No, bisogna qui c'è andare. il, vedi, c'è qui il, una mappa dove se ti metti a giocare, no, se fai un po' di, se fai un po' di simulazioni, puoi Ecco, qui per vedere. esempio dice more likely, guarda, gli stessi stati che Reuters diceva more likely Trump, questi sono more likely Sì, Biden. perché queste sono i sondaggi, diciamo così, le Questi sono vecchi, previsioni guarda. basate sui No, ma questi sondaggi. sono vecchi. Sono vecchi, Fabio, guarda la Florida. No. Perciò ti sto dicendo, vedi. No. Cioè, ancora Questi sono hanno vecchi. l'Ohio in bilico, la Florida, cioè, no, non è. Sono vecchi. Appunto. Vai su live blog. Su cosa? Live Five blog. blog. Ma live blog di sempre di 538. Sì. The latest. Allora, guarda qui. Però stiamo parlando delle. Qui c'è il. Non vedo mappe, però eccolo. Aspetta, ti faccio questo un po' la grafica che. Vedi? Questa è la grafica che Ma non so se questo illustra è il vecchio o se è nuovo. modello. No, no, questo è nuovo, è l'ultima, quando è stato?
Ah no, scusami, questo è... no, hai ragione, No, anche Luigi. questo. Fammi vedere un attimo qui, last post 3 minutes ago, vediamo. Comunque, quello ti dà, quella grafica che ho fatto vedere prima, ti dà l'idea di quanto siano sballate le previsioni dei sondaggi che questi siti come 538 hanno aggregato. Ecco qua, con 86%, questo è il Michigan del voto, Trump ha un Ecco, quindi piccolo vantaggio su Michigan ha Biden. ancora una chance di vincere. Sì, questo, però questo è ABC News, eh? Non è che sia il verbo, ecco. E vedi la cosa che è interessante qui, Big Fish, cioè la grossa preda in Michigan e Wayne County, No, dove c'è esatto. Detroit, e lì Biden ancora vince con 2/3 praticamente, però manca ancora più di 1/3 dei voti. Nelle aree urbane, nelle aree dove ci sono i Latinos, nelle aree dove la prevalenza del voto è dei neri, Trump ha fatto meglio di quanto ci si aspettasse, perché dicono tutti, ah sì, i Latinos votano in massa per Biden, non è stato così, e il risultato in Florida, a Miami-Dade, viene appunto attribuito al fatto che gli ispanici stavolta non hanno votato per i democratici. La questione è abbastanza chiara. Quindi i voti che ha perso sull'elettorato bianco, perché gli atteggiamenti di Trump, i tweet, il modo di fare non piaceva all'elettorato moderato, poi è stato un voto che Trump ha recuperato laddove era meno probabile che sfondasse. Proprio tra quei gruppi etnici che, bene o male, sono stati beneficiati dalla crescita economica prima del Covid. Poi, nel terzo trimestre, c'è stato un rimbalzo delle attività economiche e quello sicuramente ha dato un po' di supporto a Trump, insomma, ha messo il carburante nel motore della sua campagna elettorale. Non credi che sia così, Alberto? Probabilmente così come dici tu, non so cosa dire. Devi pensare che cioè, Trump ha avuto contro tutti i grandi giornali, 3 delle 4 reti televisive americane, con l'eccezione di Fox News. Ha avuto contro i canali delle televisioni via cavo, tipo CNN, MSNBC, cioè Bloomberg. Ha avuto contro una buona parte dell'establishment del Partito Repubblicano, cioè Bush, Giusto. addirittura un senatore, Mitt Romney, ex candidato alla presidenza, senatore in carica, è contro Trump. Quindi nel suo stesso partito c'è una fronda piuttosto consistente che lo osteggia. Buona parte dell'intelligenza, diciamo, degli intellettuali conservatori, no? Come Crystal e altri. Quindi, insomma, che tutto sommato sia andato nel conteggio, diciamo, dei voti stato per stato,
quasi alla pari con Biden, è un risultato che la dice lunga sull'umore dell'America profonda, cioè c'è una insoddisfazione diffusa che non trova spazio sui media nazionali, quindi che dà vita ad un rancore sordo, okay, e che si sfoga o con ovviamente nel voto, ma si sfoga anche poi negli atteggiamenti di questi gruppi più o meno suprematisti o conservatori nelle aree interne del paese. E se ci pensi, anche Obama, quando si presentò la prima volta, era un candidato di rottura, non era un candidato dell'establishment, no? Era un candidato che si presentava come un punto di cesura con tutto quello che era successo Scusa, prima. All'epoca era la crisi. Dimmi, CNN, dimmi, che dice quattro CNN? minuti fa, Democrat whisper away from turning Georgia blue. Ma, sai. CNN non è che sia proprio il massimo dell'indipendenza di giudizio, va. Ho Quindi, capito. sì, no, guarda Alberto, io non è che abbia capacità previsive migliori di quelle che possiamo trovare sui media, su internet. Laddove ci sono fior di esperti che sanno analizzare i dati. Però ti dico, è una situazione talmente inusuale che le previsioni che possiamo fare a questo punto sono assolutamente basate sulla pancia e non su modelli o su qualcosa di estremamente razionale. Quindi la verità è che dovremo attendere, se sicuramente sarà un'attesa che durerà un paio di giorni, eh. Perché in Pennsylvania, se non ricordo male, i voti per posta potranno essere contati anche se arrivano 3 giorni dopo il 3 novembre, a patto che il timbro sulla busta sia precedente o del 3 novembre. Ora, bisogna vedere se questi timbri sono ben chiari, perché così avremo la riedizione del 2000, dove tutto ruotò intorno, ti ricordi, ai CAD, no? Sulle schede, ai pezzettini di cartone che vengono punzonati quando si vota, e questa volta potremmo avere la disputa che si focalizza su quanto è chiaro il timbro sulla busta. 4-9, se pensi bene, si tratta di... Comunque, scusa, facciamo un attimo qualche piccolo salto nel futuro. Secondo te, se Trump vince di nuovo, quali saranno i punti più importanti del secondo mandato? Che ti aspetteresti? È Sulla difficile Cina, ad dirlo. esempio? Beh, sulla Cina quello è un. La Cina è una stretta ulteriore. Sulla Cina si sbizzarrisce. Quindi attacca a testa bassa tutti gli accordi, tutto l'attaccabile, dici? In Cina testa bassa. È uno Però dei poi pochi campi. quell'accordo che era stato firmato a dicembre 2016,
Ti ricordi che a metà dicembre 2016 c'era stato un accordo firmato che poi doveva essere messo, doveva essere implementato? Tu sai che fine ha Quale accordo? fatto? Dicembre 2019, poco prima che scoppiasse la pandemia, Quale? Quello aveva. commerciale. Sì, commerciale, certo. No, i cinesi non stanno cumplendo. Ma è entrato mai in vigore ufficialmente? Sì, Secondo però me. i cinesi stanno rispettando i target. Appunto, quindi lì c'è già un bel Vedi, bersaglio grosso su cui. Wisconsin, Wisconsin è avanti Trump, in Michigan è anche avanti Trump, North Carolina, in Biden, in North Carolina è avanti Trump, ma di poco. In Texas va bene, aspetta, torniamo indietro un attimo. In Michigan è avanti Trump, ma di 0,5, con tutti i voti che mancano. Tieni presente che sono tutti quelli per voto per posta, per cui in Michigan è facile che vada Biden. Pennsylvania, Georgia, vabbè, è avanti di 2 punti. Aspetta Alberto, perché non è. Pennsylvania è avantissimo. Pennsylvania è avanti di 11 punti, punto 4, vende Trump. Lì è dura, chiudere quel gap lì. Però la Georgia sono tanti candidati anche. Quanti voti sono la Georgia? La Quanti Pennsylvania voti 20. elettorali? Te lo dico subito. Aspetta un attimo. Fammi vedere che cosa. Allora, questa è la Georgia, sono 16 voti elettorali. Meno della Pennsylvania. Pennsylvania sono 20. Insomma, non si può mica chiamare sta too close to call this race. Ma non puoi neanche dire che la vinca Trump. No, assolutamente non è una previsione fondata su dati oggettivi. È una mia sensazione sulla base delle anomalie che abbiamo visto in altri posti, tipo la Florida, anche il Texas. Guarda che c'erano parecchi sondaggi che davano il Texas in bilico, eh. O Sì. che addirittura la sorpresa positiva. Io qua mi sto basando sui voti, sul distacco reale e sui voti che devono ancora essere scrutinati. Sì, lo so. Io penso che questi voti che devono essere scrutinati. Io Poi. capisco perché ci sono dei media che dicono 225, 224 di delegati di Trump, e altri dicono 200 di Biden, altri dicono 238. Io non capisco. It's competition, baby. Se dicessero tutti la stessa cosa, capito? No, vabbè. No, ti volevo far vedere l'Arizona, che è questo stato che sembrava in bilico. L'altra volta aveva vinto Trump, ok? E invece questa volta l'ha spuntata Biden. Questo è uno stato pure molto popolato da latini. Quindi Sì, qui c'è la stessa quello. storia, insomma, le aree urbane, Phoenix, Tucson sono votato democratico, il resto dello Stato ha votato repubblicano, però non in maniera, in misura tale da alterare, diciamo, il vantaggio delle aree urbane. Allora, ma diciamo, oltre quindi alla Cina, quindi oltre Non lo all'ulteriore. so, perché il piano di infrastrutture che c'è questo problema delle due camere disassate, no? Per cui non è che possa far molto con camere e senato non allineate, con la litigiosità che. Esatto. Tieni presente che ci sarebbe ancora un pacchetto di misure anticrisi da approvare, quello che Mnuchin, il segretario del Esatto, Tesoro, e la mentre Pelosi ancora non su cui ancora non si mettono d'accordo. Quello tu pensi che ci sarà io un vedo una certa stanza.
E in politica estera dove il presidente ha maggior margine di manovra in autonomia? Ah, lì potrebbe mettere i dazi sull'Europa. Tu pensi che lo farà una cosa del genere? Potrebbe farlo. E Medio Oriente invece, dopo questi successi che ha avuto con il trattato di pace tra Israele, Emirati Arabi, Bahrain, Sudan, vedi qualche altro, vedi l'Arabia Saudita per esempio firmare un trattato di pace con Israele? Mi sembra un po' prematuro. Quindi sostanzialmente io, sai dove vedo un po' di, diciamo, una delle aree dove effettivamente la vittoria di Biden o quella di Trump cambierebbe sostanzialmente le carte in tavola è sulle questioni ambientali, cioè la decarbonizzazione, l'uscita dal... Tu come, che ne pensi su questo punto? Se vince Biden, sì. Ma tu dici che ce la farebbe a imporre, che ne so, il retrofitting di tutti gli edifici pubblici e privati? Cioè l'adeguamento a normative ambientali più stringenti? Se le serve. Se non serve un voto del Congresso, possibilmente sì. Beh, sai, il voto del Congresso serve sempre, sono leggi, non è che... Oh no, posso... Trump ha ottenuto moltissimo in campo ambientale, ha tolto un sacco di regulation che non erano... Esatto, le puoi togliere, però metterle è un po' più difficile, nel senso che alcuni di questi sono atti amministrativi, però non è che con un atto amministrativo puoi imporre alla gente di mettere i pannelli solari sul tetto di casa, capito? Puoi eliminare la sezione 2,2.7 della legge tal dei tali che, non lo so, impone di sversare nei fiumi solo sostanze con un contenuto di inquinanti stabilito in X parti per litro, eccetera. Cioè, questo lo puoi fare, perché sono regolamentazioni magari dell'EPA e quindi il presidente ha l'autorità per modificarle. E lo ha fatto, eh. Cioè, si calcola che abbia eliminato o attenuato centinaia di misure in larga, diciamo così, che si possono definire in senso lato ambientali. E quindi Biden non penso che andrà, cioè potrà fare, potrà stringere un po' le maglie della legge, però non è tanto quello il vero obiettivo del programma dei democratici, è proprio la trasformazione dell'economia in senso verde, insomma la Greta Thunberg. E, una delle misure più facili per un'eventuale presidenza Biden è quella di ritornare nell'accordo di Parigi, insomma di rientrare nell'alveo di questi accordi internazionali. Quello può farlo, dai. Esatto. Sì, esatto, perciò ti dico, quindi già quello fisserebbe una linea di frattura tra la presidenza Biden e quella di Trump. Andiamo un po' alla Georgia. L'altra cosa sono le tasse, perché Biden ha promesso di abolire i tagli che ha introdotto Trump. Quello sarebbe un altro elemento di rottura. Quali tagli? I tagli delle tasse del 2018. Il Senato. Sai, anche... Quello.
Vedi, io non capisco come faccio a dire un whisper away from Tony Georgia Blue, perché Georgia Blue, Biden è indietro di 2.2. Sì, ma per È questo stato. ti dico, Alberto, i dati finora, le schede finora scrutinate, puntano a una vittoria di Biden. Chiedo scusa, una vittoria di Trump. No, di. Di Trump. Le schede, diciamo, i risultati veri finora danno una buona probabilità di vittoria a Trump. Poi uno può dire, ah, verranno i voti per posta, ci saranno quelli delle cicogne, le aree isolate, insomma, i voti dei militari all'estero, eccetera, eccetera, e fare delle ipotesi più o meno accurate o più o meno fantasiose. Oggi come oggi, insomma, in questo momento, alle 3 ora italiana, il trend a me sembra abbastanza orientato verso la vittoria di Trump. Va bene. Va bene, Alberto, insomma, diciamo che occorreranno un altro paio di giorni per avere forse il dato definitivo. Speriamo che non si vada ad una disputa come quella che si prolungò per settimane nel 2000 tra Bush e Gore. Sicuramente. Biden cosa farà sicuramente? Scusami. Biden si va sicuramente. Ma comunque entro, se non erro, il 12 di dicembre, cioè a un certo punto il collegio elettorale si deve riunire, questo perché non si, diciamo, non si può scappare, è è un termine ultimativo. E quando si riunisce collegio elettorale vota il presidente. Quindi a quel punto, o per effetto del conto dei voti, o per effetto delle decisioni delle corti statali, o per effetto della decisione di una decisione della Corte Suprema, il collegio elettorale si deve formare e formalmente votare il presidente. Quindi non è che possa andare avanti per mesi la faccenda, eh? Le date del processo elettorale sono scandite in modo rigoroso, e ultimativo. Per cui, cioè, potrà andare avanti la disputa per alcune settimane, ma poi a un certo punto, sarà la Corte Suprema, nel caso di questioni estremamente contenziose, a decidere. E la Corte Suprema ha una maggioranza sostanzialmente pro-Trump, o quantomeno è meno prona Posso a. ribaltare l'elezione perché. No, no, ribaltare no, però fai conto, se arrivano delle schede per posta 15 giorni dopo il 3 novembre, la Corte Suprema può dire questo non è accettabile. Ecco. Questo vorrei. Faccio un esempio semplice per dare un po' un'idea di quale possa essere l'oggetto del contendere. Va bene, Fabio. Va bene. Alberto, seguiamo questa cosa e magari ne facciamo un altro, facciamo un'altra puntata di Inglourious Glo Bastard domani dopodomani, se la situazione si chiarisce. Ciao, ciao. Ciao, e ricordiamo ai nostri
fedeli like. Telespettatori, mettere i like e magari anche di condividerlo sui social. Ci fareste un grosso favore. Grazie a tutti.